Salvatore Denberg,
la famiglia cresce che è in sala. Lavori e lo faccio portando il saluto del sindaco e di tutta l'amministrazione comunale di Foggia. Faccio i complimenti agli autori, agli amici Domenico e Peppino, perché fanno un esercizio di memoria che in una città come Foggia è un esercizio molto, molto importante. Soprattutto a voi che siete qui non devo dire cosa rappresenta la squadra di calcio di Foggia per questa città, voi lo sapete meglio di me, qualcosa che va al di là e molto oltre lo sport, è qualcosa che si identifica con il foggiano. Mentre vedevo scorrere queste immagini che mi hanno fatto venire i brividi, soprattutto perché ero accanto al grandissimo capitano Gianni Pirazzini, vedevo quegli spalti dello Zaccheria pieni e devo dire che mi ha fatto enormemente piacere durante questa stagione, che purtroppo non è culminata nel migliore dei modi, ma ritornare a vedere lo Zaccheria pieno significa che questa città si è riappropriata della, questa città e questa provincia si è riappropriata della sua squadra di calcio. E questo non può che essere foriero di obiettivi importanti, perché questa città, questa squadra di calcio meritano i palcoscenici che contano, e questa squadra, questa città ha già dimostrato che quando riesce a fare gruppo, quando tutti i tasselli vanno al loro posto, riesce ad ottenere risultati incredibili. Proprio più tardi di qualche mese fa, dell'anno scorso, parlavamo con Domenico Carella dell'altra impresa fatta dal Foggia Calcio quando ha battuto l'Inter dei campioni di Elenia Herrera, di cui ci ha fatto omaggio in una sua recente pubblicazione. Questo significa che per ottenere risultati occorre una società sana, e quella del 76 era appunto la società di cui era presidente il compianto Antonio Fesce, ma che aveva al suo fianco tanti imprenditori locali che lo hanno aiutato. Anzi, era un tipo di gestione societaria, mi ha raccontato sempre mio padre, ma anche diciamo chi ha vissuto quell'epoca. Una gestione molto moderna di società calcistica, veramente chi con poche risorse è riuscita a tenere Foggia nel calcio che conta, perché era una società che diciamo si muoveva sempre tra la Serie A e la Serie B. Quindi questi sforzi letterari, questi esercizi di memoria servono soprattutto a quei ragazzi che ormai da quasi 20 anni, questo sarà il 19° anno, che pur amando questo sport, pur amando questa squadra di calcio, non riescono a vederla nei palcoscenici che contano. Per quanto mi riguarda, per quel poco che l'amministrazione comunale può fare, noi abbiamo fatto di tutto affinché lo Zaccheria fosse agibile in quasi tutta la sua capienza, e siamo stati premiati anche perché molti hanno storto la bocca dicendo che non l'avremmo mai riempito in un campionato di Lega Pro. Noi ci abbiamo creduto perché siamo gente di Foggia, sappiamo cosa rappresenta questa squadra di calcio nella città e nella provincia di Foggia. Quindi non dimentichiamo chi siamo e ringraziamo ogni giorno sia chi con il suo esempio, e qui abbiamo Gianni Pirazzini, Rino Rabbaglietti, e sia con il loro sforzo di memoria, quindi Domenico Carella e Peppino Baldassare, ci ricordano chi siamo, perché siamo una città importante, siamo una squadra importante e meritiamo i palcoscenici che contano. Grazie. Mi scuso per il ritardo, ma purtroppo, per fortuna, ho dovuto lavorare, quindi ho fatto un po' tardi. Mi chiedo che ci faccio qua.
E vi spiego anche il perché. Stando allo studio, una persona che va, no, vado in fretta, non è là perché c'è un certo libro, c'è che libro sul calcio, bisogna studiare tutti, che c'è il libro calcio. La risposta semplice poteva essere, fino a volta sai, l'ha scritto, è un medico, si fa l'ordine dei medici, punto, ma era limitativo. Perché non è soltanto questo, è anche questo. Peppino mi ha chiesto e io ho risposto sì. Peppino voleva una stanzetta in fondo a destra, no, la stanzetta in fondo a destra no, per gli ospiti giusti ci vuole il salone. Cioè, ma di chi va a casa, di chi posto migliore della casa. E quindi siamo qua. Allora, dicevo, la motivazione è altra, cioè il benessere è la salute, il benessere psicofisico sociale. E lo sport fa parte integrale del discorso sulla salute. Io vorrei più eventi che parlino di sport, che facciano appassionare allo sport, e non soltanto allo sport passivo, ma soprattutto allo sport attivo. Poi un'altra cosa che mi piace, io con Peppino mi dividono mille cose, nella storia, la cultura, siamo lontani anni luce, però mi piace di lui la passione. Allora, nell'epoca in cui, no, la modernità si parla delle passioni, è l'epoca delle passioni cristi, a me pare questa qua sia una passione gioiosa. Allora, riuscire a coltivare una passione che sia gioiosa rende forse una comunità, no, più coesa in qualche maniera. Cioè, quello che oggi rende la comunità dislegata è la mancanza forse di allegria, la mancanza di passione vera, e neanche la mancanza di fiducia. Cioè una comunità diventa comunità nel momento in cui tra i singoli rappresentanti c'è la fiducia che rende coesa la comunità. Questa forse la città non c'è nulla, fiducia piano piano viene meno. Allora, se si può recuperare questa fiducia attraverso gli eventi sportivi, gli strumenti sono importanti, perché sono importanti quegli effetti che questi strumenti hanno. Io dicevo che c'entro io col calcio, perché non c'entro assolutamente nulla. Non mi piace il calcio, non lo pratico. Io ero quelli che quando si giocava a calcio tra i ragazzi si faceva la conta e io ero l'ultimo ad essere scelto, o il primo, perché era anche più forte. Cioè, se stai in porta, ma altrimenti sei l'ultimo ad essere scelto. Una schiaffa micidiale, non mi sono mai appassionato. Non trovo la passione per il calcio, scusate. No, è un mio limite. Con buona pace di mio padre, cioè io vorrei che fosse qui mio padre stasera. Mio padre era un operaio falegname, no? Che era orgoglioso del figlio medico, perché studiava, perché lavorava a scuola, eccetera. Ma teneva un cruccio forte, 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 forte. Il figlio che del calcio non gliene fregava assolutamente nulla. Allora, quando lui mi invitava per mancare la domenica, a casa mia la domenica era casina, no? A Brescia la mezz'ora, cioè le solite cose che voi sportivi sapete benissimo cosa sono. E a me non piaceva, tutto qua. E quindi qualche volta andavo a calcio con papà, mi ricordo dei nomi del giocatore Batino, mi viene in mente adesso, per esempio, no, Bertucci, Moschioni, certo. Sono tutti nomi che sono nomi che restano così attaccati dentro, però che non significano nulla per me rispetto alla questione del calcio, però rispetto alla passione sì, significano. Ora, se mio padre fosse qui stasera, gli dico, ma dopo tanti anni che ne hai fatti 30 anni, oggi te ne vieni a presentare un libro sul calcio. Ebbene sì, papà non c'è più. Però se ci fosse oggi sarei contento di averlo in mezzo a voi, sono convinto che sarebbe in mezzo a voi, perché era uno che amava il calcio. Io ricordo con grande piacere il giorno della festa, del giubilo, quando il Foggia ha preso il Foggia, questo non ricordo bene, perché pur non essendo appassionato, sono comunque di Foggia, no? Per cui vedere quell'evento, quella festa, quella apoteosi, no? di piacere della folla, che si stringeva attorno alla bandiera. La bandiera banale, se volete, la bandiera è la bandiera del calcio. Allora la speranza è che sia attorno a questa bandiera del calcio si riesce a costruire passione, si riesce a costruire passioni, come di simpatiche, belle, piacevoli, no? Per cui costruiamo una fiducia maggiore. Forse riusciamo ad avere una comunità migliore di quella che siamo, e con tutti gli impegni che può mettere l'amministrazione, se la società non c'è, hai voglia tu a fare istituzione, se non c'è la società. Allora, se la speranza è che tanti libri così, che ci permettono di stare insieme, di leggere, di ricordare la memoria, di divertire quelli che siamo stati e che possiamo ancora continuare ad essere, anche se in un campo molto limitato, che è soltanto banalmente il calcio, ben venga pure quello.
sono momenti anche questi che servono a costruire comunità. È una speranza, in bocca al lupo per il libro e grazie per avermi chiamato a stare qui stasera. Veramente dopo tanti anni è tornato il sorriso a Foggia per questo. Grazie a te, Presidente. Il Foggia in Serie A ci è andato 5 volte, ora bisogna vedere se 64, 70, 73, 76, 91. Però è vero, ci dicono tante cose, ma quando tu sei candidato come Presidente dell'Ordine, io l'ho votato e ho fatto bene. La seconda volta, oltre a votarlo, l'ho fatto anche votare e sono stato premiato perché abbiamo avuto un abbassamento della quota di iscrizione. Evidentemente è una persona per bene che sa amministrare e quindi ti dico bravo anche per questo. Grazie al padrone di casa per il suo intervento e infine chiamo Francesco De Marco qui sul palco per i suoi saluti, visto che è stato uno degli organizzatori della presentazione del libro che si è tenuto a Pisa. Grazie, buonasera a tutti. Probabilmente qualcuno si chiede perché ho titolo a parlare, probabilmente non lo so neanch'io. Diciamo che sono un semplice tifoso del Foggia, appassionato di calcio, appassionato del Foggia e appassionato di storia del calcio, di conseguenza anche della storia del Foggia. Chi l'ha fatta in campo, in società, la storia del Foggia, chi ancora riesce a darci emozioni perché è presente tra di noi, come Gianni Cazzini, come Lino Rabbaglietti, e soprattutto chi riesce ancora a raccontarcela per averla vissuta direttamente e chi invece l'ha vissuta raccontandocela in maniera magistrale come Domenico Carella, del quale mi onoro di essere prima di tutto un estimatore come giornalista e come scrittore e di avere la fortuna di esserne diventato anche amico con il tempo, e questa è la gioia più grande. Sono reduce anch'io dalla trasferta, diciamo, di Pisa Forte dei Marmi per le celebrazioni. Siamo riusciti, nonostante l'infausta finale con il Pisa, ad andare comunque a colorare di rosso nero ancora una volta quella terra e diciamo che siamo stati accolti e rispettati alla grande. Ora io dico che chi racconta la storia e mette delle immagini ovviamente non lo fa a caso, lo fa perché sono dei momenti importanti. L'immagine che vede Gianni Mirazzini esultare Peppino è riferita alla partita col Pescara, Foggia Pescara. Ora il mio sogno di semplice tifoso è quello di ricreare quella situazione, nel senso che mi piacerebbe essere colui che fa l'assist, no, a Gianni Mirazzini. Quindi devo chiedere a Gianni di alzarti un attimo, vieni qui, perché sono un tifoso, mi devo togliere uno sfizio, me lo devo togliere, altrimenti non sono riuscito mai a giocare con Gianni Mirazzini in campo, almeno lo dobbiamo simulare. Quindi tu mettiti al centro, anche se lui andò a fare gol sul secondo palo. Lui fece gol secondo palo, va su e l'angolo fu battuto dall'angolo della tribuna e qua su da Moreno Grilli. Fu battuto da Moreno Grilli. Allora io per 23 maggio 1976. Mi dovrei un attimino 80 stare, di ricorso. Voi starete pensando che io sono pazzo, il che non è del tutto da escludere. Cioè, non è del tutto da escludere. Però secondatemi un secondo, io prendo la rincorsa. Appena aperto. No, tu avanzati, abbiamo già messo sul piedistallo lì apposta perché non devi fare lo stampo. Io prendo la rincorsa e arrivo trasformandomi praticamente come meglio posso in Grilli 40 anni dopo però. Prego.
possiamo anche fare un altro applauso per questa. Adesso potreste pensare che i saluti siano finiti, probabilmente anche loro, ma in realtà non è così, perché non a caso prima ho parlato del tenente colonnello dell'aeronautica Francesco De Marco come uno degli organizzatori dell'evento di Pisa, perché infatti vorrei salutare come di tutti i presenti Francesco Doria e padre Manuel, che ovviamente non sono qui purtroppo, però sono sempre presenti in quanto uno ci lega anche un rapporto di amicizia e di stima. Quindi vorrei salutarli. In questa presentazione non abbiamo la minima intenzione di annoiarci, quindi partiamo subito da questo presupposto. Infatti vedremo molti video in cui i protagonisti di quella stagione ci racconteranno anche aneddoti divertenti di quello che accadeva in campo, ma anche fuori, forse soprattutto fuori dal campo. Però iniziamo prima di tutto con un video, che è un contributo che ci ha lasciato il giornalista Antonio Turisi, in quanto ha scritto la prefazione del libro che stiamo presentando oggi. È una storica penna del Corriere dello Sport, che ha avuto la fortuna di vivere dal vivo quella cavalcata straordinaria che ha portato poi alla promozione in Aula del Foggia. Quindi possiamo partire col video zero. Poi
passato. Già mi credo che ci fosse il tuo spazio perché non ce la faceva proprio. Quindi cercheremo di ripercorrere questo avvenimento facendo parlare i diretti protagonisti di quella stagione. Abbiamo, all'inizio ne avevamo due di questi protagonisti, Gianni Tirazzini e Nicola Baglietti, e adesso abbiamo anche la meravigliosa sorpresa, la presenza di Moreno Grilli, e quindi ci, insomma, riusciranno anche a spiegarci un po' cos'è stato il voto del 76. Gli altri protagonisti non sono qui di persona, ma li abbiamo in video. E partiamo con il primo, in cui Mr. Balestri, l'autore di questo miracolo, come è scritto anche nel sottotitolo del libro, ci spiega come ha vinto quel Foggia del 76. Quindi possiamo partire con il video. Quando c'è venuto al presupposto di Maldini ha dimostrato questo, ha dimostrato di avere degli uomini, ha dimostrato con Pirazzini e Lodetti, tra i due grandi giocatori che sono messi a servizio della squadra, hanno fatto sì che tutti gli altri facessero determinate cose e quindi la squadra ha raggiunto l'obiettivo. Ricordiamoci che il calcio non è solo tecnica, è anche altre cose. E questo dimostra, dopo 40 anni di vedervi, è un piacere e dimostra che in quegli anni là avete fatto una grande cosa. Dopo 40 anni a festeggiare un evento storico, diciamo, per la città di Foggia, è la dimostrazione che allora era un gruppo solido, era un gruppo che voleva raggiungere un obiettivo, era un gruppo che si è consolidato, diciamo, dopo l'esonero di Maldini, perché onestamente con Maldini le cose non andavano tanto bene, non eravamo un gruppo, eravamo divisi. C'era il gruppo mio, il gruppo di Lodetti, e quindi le cose non andavano bene neanche in campo, perché quando non si è amici è normale che le cose non vanno per il verso giusto. Poi con l'esonero di Maldini e l'avvento di Balestri ci furono degli episodi che ci misero nelle condizioni di poter intraprendere un cammino che doveva essere quello giusto, soprattutto per salvaguardare anche gli interessi dei nostri dirigenti che si erano sacrificati per mantenere una squadra a un determinato livello. E quindi fu bravo Balestri che chiamò a me a Lodetti e non ci fu neanche un chiarimento, perché Lodetti è stato ed è un grande signore, è stato un grandissimo giocatore e lì ha dato la dimostrazione di essere un grande uomo, mettendosi a disposizione, lui che è stato quasi campione del mondo, a disposizione di tutti quanti. Io feci altrettanto perché era giusto che lo facessi, soprattutto nelle qualità di capitano, ma soprattutto perché ero stato accusato di cose che non avevo assolutamente fatto. E quindi da allora intraprendemmo un cammino che ci permise di fare risultati, di fare un gruppo veramente forte, e abbiamo dato la dimostrazione dopo 40 anni che ci siamo ritrovati, sembrava che ci fossimo lasciati da una settimana. E queste sono cose che fanno piacere, perché
nel calcio attuale non succedono perché ritrovare degli, noi abbiamo avuto, lo posso dire tranquillamente, da mezza Italia abbiamo avuto dei grandi consensi, perché tutti quanti si sono chiesti come abbiamo fatto a combinare un'azione di questo genere qua. L'abbiamo fatto perché eravamo un gruppo e siamo un gruppo anche tuttora, perché dopo questo incontro qui ci sentiamo ogni giorno con tutti quanti. Io lo facevo già prima perché per me è un piacere sentire i miei compagni. Tra l'altro ci sentiamo su un gruppo WhatsApp dove sono presenti tutti i calciatori. Ah, ecco, perfetto, volevo fare adesso la genialata di dire: mandiamo a Del Neri e compagni una foto di noi che facciamo la presentazione, che è preceduto Francesco. Perfetto, no? A parte questo, prendo un attimo la parola, scusami se te la rubo, e ringrazio tutti voi che siete accorsi qui, insomma, questa sera. Ringrazio la mia famiglia che è presente, quella del capitano Pirazzini che sento vicinissima, poi vedo anche i quattro amici al bar che da sabato diventeranno quattro amici al mar, siamo pazzi. Salvatore Delbecq che è lì in fondo, tanti altri, manca solo il terremoto Francesco Doria, però ci siamo tutti, grazie a voi. Questa sera proveremo a divertirvi o quantomeno a non annoiarvi, però una premessa va fatta: perché di questo libro? Perché è stato scritto questo libro? Semplice, perché questo libro non doveva essere scritto. Perché il capitano Gianni Pirazzini 10 giorni fa ha invitato alla Forte dei Marmi in una cena tutti i suoi ex compagni dal 1970 al 1980 per festeggiare proprio questa promozione del 75-76. E gentilmente ha voluto che fossimo presenti, tra gli altri, anche io e Peppino, che di calcio giocato purtroppo, per mia sfortuna, ne sappiamo ben poco. Peppino a Vasto qualche partita l'ha fatta, io neanche sulla spiaggia riesco ad essere bravo a giocare a calcio. In qualità di ospiti abbiamo subito pensato di non presentarci a mani vuote, volevamo regalare qualcosa. L'idea è venuta a Peppino: perché non gli regaliamo la loro storia? Doveva essere però un regalo che doveva rimanere lì, consegnato a loro e basta. Però poi ci siamo accorti, insomma, che probabilmente tanti foggiani non sanno che Cesare Maldini ha allenato il Foggia all'inizio della sua carriera, è stata la sua prima squadra. Quello che poi è diventato l'allenatore della nazionale e credo qualche mese fa purtroppo è scomparso. Come non sanno molti foggiani che con la maglia rossonera ha giocato in certo Giovanni Lodetti, uno che ha vestito la maglia della nazionale per anni, l'unico escluso di Messico 70, tra l'altro non senza polemiche, uno che ha vinto scudetti e coppe dei campioni con il Milan, e venivano a Foggia, come poi sarebbe venuto più avanti anche Domenghini, i Rognoni qualche anno prima, un altro che ha vinto tutto con il Milan. Quindi il Foggia all'epoca era una squadra veramente importante, anche grazie alla famiglia Pesce, al commendator Pesce, che insomma la gestiva davvero con sapienza. Dicevamo dunque di una storia bella e vincente, di una squadra costruita per puntare alla Serie A in partenza, da Antonio Pesce, appunto il più grande presidente della storia del Foggia, perché è l'unico che ha ottenuto così tante promozioni, credo tre, se non sbaglio quattro. Anche l'ottavo. Tre in A, 70, esatto. 73, 76 e una in B nell'80, e a questo proposito voglio dire che Pirazzini le ha fatte tutte, ma anche Moreno Grilli non ha partecipato solo alla promozione 76, ma anche a quella dell'80, dalla C alla B. Insomma, c'è questa squadra fortissima, costruita per vincere, data a Maldini, un campione del calcio italiano che aveva appena smesso gli scarpini e aveva fatto il secondo a Nereo Rocco al Milan, non a caso, che però trova delle difficoltà di cui ha parlato anche Gemma prima. Il secondo anche a Berzotto, perché quello era il mestiere suo, fare il secondo, perché aveva un'ottima preparazione a sé. Tant'è vero che Berzotto è diventato campione del mondo, quindi è diventato due volte campione del mondo da secondo, con il Europa, Coppa Intercontinentale, con Milan, credo nel 69, e con Berzotto nell'82 in Spagna. E poi Lodetti, al momento, è uno dei pochi italiani, saranno stati 22, dove erano 22 in lista, ad essere campione d'Europa con la nazionale italiana, perché la nazionale italiana ha vinto soltanto nel 68, anche se la seconda finale, l'ho detto, non la giocò con la Jugoslavia. Ma lì fu importante non giocarla con gli stessi 11. Sì, sì, ma se non ricordo male, da Zoff, Pugnic, Pacchetti, e poi erano tre stopper fatti a mediano, che erano Rosato, Salvatore e Guarneri. Anzi, Rosato, Guarneri, Salvatore. E poi lì davanti Domenghini, che è venuto da Foggia, Mazzola, Anastasi, Desisti e Riva. Anastasi e Riva segnarono il 2-0 la Jugoslavia. Questi nomi a caso, diciamo, del calcio italiano. Allora non c'erano i ricordi.
si ripeteva dopo 48 ore la finale. 48 ore prima, Domenghini, a pochi minuti alla fine, pareggiò il gol di Zajc, che era la stella della stella rossa di Belgrado. Domenghini, che faceva vincere l'Italia all'Europeo, veniva a giocare a Foggia. Questo era il Foggia dell'epoca. Dicevamo che il Foggia è costruito per vincere, affidato appunto a Maldini, che poi trova delle difficoltà a campionato in corso e viene affidato al traghettatore Paresti, che doveva gestirlo probabilmente per qualche ora, per qualche giornata. Invece quel traghettatore umile e lavoratore è diventato l'artefice della promozione forse più rocambolesca della storia del Foggia, perché il Foggia che ha esonerato Maldini si trovava distante tantissimo dalle prime tre posizioni, perché salivano solo le prime tre. E quindi da bravo sarto, ricuscito gli strappi nello spogliatoio, ha messo addosso a Foggia un frac bellissimo per la promozione in Serie A, la quarta della serie. Tra l'altro in questa rincorsa meravigliosa, cioè l'abbiamo detto prima nell'entrata di Moreno, che saluto e ringrazio per essere qui con noi, una sorpresa anche per me, c'è il gol di Pirazzini all'88esimo di Foggia Pescara, Foggia in 10 sotto il diluvio, che riesce a battere il Pescara perché aveva più forza, più rabbia, più coesione degli avversari in quel momento. Lo 0-0 di Catanzaro, che è fondamentale, probabilmente la partita decisiva, perché a Catanzaro, poi ve lo racconterà Gianni, cosa hanno trovato a Catanzaro. C'era, lo diciamo al volo, cosa c'era prima di entrare in campo? 11 pari che giravano attorno al campo, c'erano 11 tifosi di Catanzaro con 11 pari che rappresentavano la nostra morte, però per fortuna non siamo morti. Questo Foggia andava in un campo del genere si faceva rispettare, 0-0, non si subisce gol, si soffre magari, ma non si perde. Poi la partita decisiva, quella della Serie A della matematica, con i gol di Turella di testa su cross di Toschi, la parata di Nemo su Piccinetti, che Peppino ricorda sempre, ma è fondamentale. La storia appunto era, ed è in effetti bellissima, meritava di essere raccontata e non l'abbiamo fatto. Abbiamo provato a schematizzarla con dei tabellini, con la cronaca di quelle partite, abbiamo rivissuto quella stagione, le statistiche di Peppino Baldassarre, che sono immancabili oramai, anche se lui il tablet ce l'ha di carta come questo foglio, però sempre tablet. Ma il mio telefonino fa pronto chi parla. Perfetto. Allora abbiamo parlato. Scusa l'interruzione, Domenico, sì. Siccome approfitto della graditissima visita di Moreno Brighi, perché lui è l'emblema di due storie parallele. Non sto a scomodare Plutarco, c'è mia cugina, la professoressa Marzio, che insegna lettere, quindi era Plutarco delle storie parallele, no? Benissimo. Ma le due promozioni di Grilli, quindi 76 in Serie A, 80 in B, hanno un filologico comune. Sono le uniche due promozioni del Foggia in cui il Foggia ha cambiato allenatore. Pugliese è tutto da solo, Maestrelli è tutto da solo, Leato è tutto da solo, Zeman ci mancherebbe è tutto da solo, Pasquale Marino, Caramano. Però in quelle due circostanze noi cambiamo allenatore. Oltre alla staffetta Maldini-Balesti ci può anche quella Sereni-Policelli. Ma il parallelismo è nei risultati casalinghi del girone di ritorno. Quando arrivò Policelli nell'80, noi vincemmo tutte le gare in casa. Quasi tutte 1-0, 2-0 fatto, 2-1 al Montevarchi, 1-0 al Lecce, 2-0 al Lecce, 2-0 al Benevento, ma anche al Livorno e all'Empoli. Poi le altre 1-0, quindi si ricorda bene, infatti annuisce. Con Balesti cosa successe? Tranne lo 0-0 la perdeva con Brescia, con mezzo stadio che fischiava perché per noti motivi eccetera, noi partemmo 2-1 in Piacenza il 21 marzo, poi le vincemmo tutte per 1-0. E Balesti, quando lo andavamo a trovare qualche anno fa a casa sua, diceva sempre, non si rendevano conto di quanto erano forti i nostri difensori, cioè ogni rete che il Foggia segnava era il golden goal. E lo facevi al terzo minuto con Tamali con la Reggiana, lo facevi all'88esimo con Pirazzini e al Pescara, era fatta, bastava segnare un gol in casa e quell'1-0, e allora erano 2 punti a partita, non certo 3, ci portava lontano e per 2 volte abbiamo vinto il campionato alla stessa maniera, giocando molto sulla media inglese, perché è così che si vincono i campionati. Allora, adesso entriamo nella parte divertente con gli aneddoti e chiamo anche in campo Salino. Con il primo aneddoto che riguarda Sali, magari questo te lo ricordi, ascoltiamolo insieme. Sicuramente c'è stato qualche dadaio, c'è stato qualcuno che mangiava il salame, io avevo detto tutto giallo. Nomi, nomi, mister, chi è? Il nome era Sali. Lasciamo stare perché questo non può giocare ora. Allora
economia, neppure lui quando era forte. Ma però lui ha fatto quello che meglio credeva, sarebbe già, perché giocavano. Questo te lo ricordavi o su Sali c'è qualcos'altro? Di Sali ce ne sono tante cose. A parte il fatto che Sali, Breitner del Sud, era fisico. Una volta Breitner del Sud, no, non ce l'ha più. Mangiava, fumava e beveva, da fa schifo. Però il nostro grande capitano, lo aspettavamo un pochettino, si vedeva, quando non lo voleva fare l'elemento, si metteva da parte, oppure era stanco, queste cose qua. Però se faceva una vita regolare, non c'era per nessuno. Correva e fa paura. Mi ricordo una volta che non fece prendere palla a un certo Claudio Sala. Anche se poi il ricordo è offuscato, siamo retrocessi nel 77-78, ma fu il giorno in cui Pirazzini fece gol a Castellini, vinceva 1-0, 22-8, credo del 77. E Sali annientò Claudio Sala, che era il vice causa in nazionale. Era l'epoca in cui Juventus e Torino concorrevano al primato a 51-50 punti, però l'anno prima, e Renato Sali, insomma, poteva fare forse una carriera migliore. Lui si dichiara soddisfatto di aver giocato sia nel Foggia che nel Bologna in A, però forse avrebbe meritato molto di più, tant'è vero che lo scriviamo anche nel libro. Quando noi battemmo l'Atalanta qui a Foggia nel giro di ritorno, 1-0, e il signor Renato Sali era il numero 3 del Foggia, il numero 3 della Palanda si chiamava Antonio Gabrini. Ecco, interrompo solo un attimo perché è una cosa che ho tolto a Paola, perché ho sempre sognato farla. C'è da spostare una macchina, un fuoristrada DL6589H. Quindi ragazzi, chi è il fuoristrada, se ce l'avete, spostate. Giovanni. Giovanni. No. Faccio finta per far vedere che c'è il fuoristrada. A parte gli scherzi, proseguiamo con la presentazione perché c'è un altro episodio, no? Sì, certo. Abbiamo parlato finora di Sali, delle sue abitudini, ma anche della sua grande bravura, che è stata comunque fondamentale per la vittoria di quel Foggia, ma altrettanto importante e fondamentale è stata la determinazione del gruppo di cui stiamo tanto parlando, che vedremo comunque sarà il filo conduttore di questa presentazione. Quando parliamo di determinazione, subito pensiamo a Bruschini. Quindi vediamo adesso in questo video contributo Mister Balestri cosa ci dice, cosa ci racconta su Bruschini. Invece chi era il più cattivo in campo nello spogliatoio? Bruschini. Impossibile. Questo è difficile, però era giusto che lui
di lasciarlo fare, anche se qualche volta lo chiamavano e ho detto calma, buono, cerca di convincere, non è così che si fa, bisogna convincere l'individuo, perché obbligare uno a fare una cosa non è regolare, bisogna convincerlo a fare ciò che vuoi, questo è. Lui in particolare Mauro Colla, perché
perché io dividevo un sabato con uno e un sabato con l'altro la camera, forse perché più vivo più uno, non so, però dico, ecco, loro oltre al calcio mi hanno insegnato veramente che cos'è la vita, come ci si comporta, e se sono arrivato a questo punto lo devo veramente a lui e a tutto quel gruppo che era fantastico. Negli spogliatoi c'è una persona che è fondamentale, Lino Rapaglietti. Lui era il collante di tutto lo spogliatoio, era quello che subiva scherzi, era quello che accettava tutto, era quello che teneva vivo il gruppo. E proprio in virtù di questa unione siamo arrivati dove siamo arrivati. Interpello proprio di questo. Ti ricordi dove li facevate? Se il campo non si poteva toccare, si andava? Andavamo a San Ciro, dietro la curva. Ma lui stava sempre dentro, non veniva mai. Allora, quando ci stanno le feste, non è come adesso, si andava a casa di Mirazzini, era Maria Rosaria, la moglie cucinava, la moglie di Colla, ci mettevamo tutti là. Questa era la famiglia. Quando c'era un compleanno, una festicciola, si andava a mangiare a casa dei giocatori, cioè con loro. Io no, perché non ero ancora sposato, per questo mi piazzavo con loro, capita sì, da Colla, da Michela, la moglie di Michela, e per questo era la famiglia. Allora, quando andavamo a fare allenamento dietro la curva, c'erano degli alberi, Camici, che era il nostro giardiniere. Oggi non c'è, non entra, ma capisci, ma ci guarda, no, ci va il capo, vedi, e loro lo sfottero. Chi gli dava la sigaretta per farci dare niente, non ci faceva entrare. Allora, il segretario Peppino ha affatato me, parlava con l'allenatore, veramente fatele dietro alla curva. Facendo queste partitine, una volta ho messo in conto a chi che mi si dice? A Cimenti, che si dice l'opera, pam! Per dire. Che siamo? Che stavano, c'era una piniera dietro alla curva nord, però non la curva sud, adesso non c'è più, era, diciamo, la curva nord era fatta in tubi e legno, non era come adesso, quindi facendo queste cose qua. Domenico, non avevamo né campi né niente, però si andava avanti, e quando si partiva, meglio che non ve lo racconto, non c'erano soldi, no? Allora io andavo dal presidente Fecio, che il presidente ci venne di sotto per partire. Dopo andavo dal Policè, o dal capitano, prima dal capitano, sono 6 mesi a non prendere lo stipendio. No, dal Policè, adesso ti faccio vedere io con questo tifo. Metteva la mano in tasca, 200 lire, questi ciò, possiamo partire. Ecco come si andava avanti. E dopo Peppino affatato ci trovava all'ultimo minuto, all'ultimo secondi per partire, però era il gruppo che faceva tutto. Una volta in Germania, non ve lo dico che hanno combinato, perché qualcuno ha bevuto qualche cosa in più, noi gli extra dovevamo pagarli, e dopo è stato il capitano Scala, che parlava molto bene il tedesco, se no dovevamo lavare i piatti davvero. Ma io non ho assurato la campagna. Quella è colpa sua. No, sali. Sai è Bordone, quel coglione di Bordone, la campana. C'era la regola, diciamo, c'era la regola che in quello caso chi suonava la campana offriva da bere a tutti. Allora l'ho convinto lui a suonarla questa campana, non dicendogli questa cosa. Appena ha suonato la campana, tutti quanti le locali, applauso, bravo, congratulazioni. E non capivo il perché. Passati sotto di esatto. Domenico, allora scusa, volevo riprendere concetti. Uno è quello che ha evidenziato Moreno Grilli viveva, credo, a Florio assieme a tutti gli altri suoi coetanei, come Sasso, Ieluzzi, però Ieluzzi era di Foggia, Tamario era di Foggia, De Giovanni era di San Marco, anzi sono di San Marco in Lanzi, perché sono tutti vivi e vegeti, tutti i cari amici. Allora mettetevi nei panni di un ragazzo di 20 anni, nel secondo lustro degli anni 70, che non è che sta in una caserma, ma comunque vive una vita di comunità, di gruppo, di spogliatoio, e che lo fa perché gli piace giocare al calcio,
ma quando poi è finito di divertirsi con l'allenamento, con la partita, con tutto, credo che gli affetti familiari gli manchino, perché i genitori sono lontani, perché gli zii, i cugini sono lontani, e quindi si ritrova solo con se stesso, e quindi è stata più dura per Grilli, credo, che per Tamario, perché Tamario andava a casa e trovava la mamma e il papà. E Tamario, come? Turola, sì, Turola era di Goro, perché quando ho fatto guardia medica a Goro se lo ricordavano, ma non ha mai esordito Turola. Arrivarono insieme Turola e Turella, e poi Turella negli anni ha esordito, Turola non ha mai giocato in prima squadra. Sì, sì, in via Sor Maria Costarosa. Sì. Non voleva sì. Stare a fuori. Era attenzione dalla sera, della famiglia, sì, che la prima cosa che era. La Cerenza. Sì, sì. E poi volevo evidenziare, visto che ci sono i figli, qua Marco e Fernando Felce. Tra l'altro, 40 anni fa, quel 26 giugno, Gianni Pirazzini e Marco Felce furono eletti consiglieri comunali. Ora è andato via Cangeli, proprio abbiamo anche Salvatore Onorati, che è stato poi nel tempo anche consigliere comunale a Foggia. Il fatto che arrivava Bruschini, il fatto che, sì, Fesce aveva discusso a Milano, ma era un tale scatto per i giovani, per le Cecconi, uno di questi, ma i giocatori veri Fesce li metteva lui. Allora non c'erano i procuratori e il calciatore in campo al massimo come corredo portava la catenina d'oro con... Adesso non ne parliamo, le carte geografiche dei tatuaggi, ma non quelle che voi vedete sul braccio. Io a volte ho visto calciatori completamente ignuti facendo il merito dell'antidoping di Serie A e non vi dico che cosa non hanno a colori, non lo so, quando poi diventeranno vecchi con la pelle appesa, si tatuaggi che finiranno. Ma tornando al discorso del comunicatore Fesce, allora, già la tradizione dei mediani a Foggia cominciò con Rosa Rosa. Foggia arriva in Serie A, sì, lo zoccolo duro, l'ossatura della squadra è quella, infatti non c'era Patina, però il mediano Michele. Fesce nel 70 ci porta a Montefusco e le ultime quattro partite purtroppo non le giocò e abbiamo fatto la fine che ha fatto. Nel 73 ci ha portato Salvori, purtroppo 9 presenze perché si infortunò poi lui. E nel 76 prese Nerio Scala, che invece fece un'ottima riuscita e ci salvammo nel 77. Per dire, così come anche l'altro presidente, quello della promozione del 91, prese Shalimov. Forse, allora rimangono sempre Pirazzini e Nocera i monumenti della storia del Foggia. Pirazzini, prima pista delle presenze, 364, parlo solo di campionato, senza le coppe. Nocera, 101 reti, quindi l'imperatore, se gli è meglio del re, Nocera è l'imperatore. Però il calciatore più completo che il Foggia ha avuto è stato Igor Shalimov, è stato qualcosa. Ce lo siamo goduti un anno soltanto, d'altra parte fu quello che fece fruttare anche 17 miliardi di vecchie lire con la sua cessione. Quindi Fesce era uno che andava a prendere, ma non prendeva soltanto il mediano, cioè anche nel primo anno, nel secondo anno in cui c'era Pirazzini, arrivavano Camozzi, Garzelli, Colla, cioè, ed era tutta opera di Fesce, c'è proprio da fare, perché era molto, molto competente e si fidava solo di se stesso, così come nei momenti tristi dava coraggio alla squadra. Io sono anche convinto che quando scendavamo gli altri papaveri gli dicevano stai tranquillo che adesso vediamo come fare per farti tornare, perché non era possibile che lo stesso arbitro in Serie B ci dava il rigore a favore e in Serie A ce lo dava contro. Non faccio nomi, faccio solo un cognome, Panzino per esempio. Poi non conosco il cognome della moglie perché era lì che poi su quel conto corrente arrivavano i regalini delle società. Mi prendo la responsabilità di quello che dico, Presidente, ma ti posso garantire che così Panzino di Catanzaro. E quindi bisogna portare rispetto alla memoria del commendatore Fesce che per il Foggia ha fatto tanto, che era veramente un grande tifoso.